Gloria. Delfino. Delfino. Vittorio. Sirio. Boh, senti, va bene, facciamo un gioco, grazie, un applauso, vai con la musica, si riprende la sfilata. Vediamo se vi viene in mente dopo, eh. Mi raccomando, vorrei un applauso da parte delle signore e signorine presenti. Il bagno è? Sento parlare che bagno era? Sirio. Sirio. Numero 9, Thais Lemmetti. La numero 9, Thais Lemmetti, che si presenta velocemente dicendoci le cose essenziali di se stessa, le misure. Non ti sei mai misurata? Allora, sono 1,63 m. E questo per la lunghezza? E peso 47. Così, 47 così. Beh, poi? Poi... Le misure di solito erano le misure, sono queste qui, il seno, la vita. Ti sei mai misurata? Non è mai possibile, ma come, le donne si misurano sempre, no? Senti, torniamo a noi, un viaggio che vorresti fare, qual è il viaggio, una vacanza bellissima, vorresti andare dove? Nel mio paese, il Brasile. Brasilera, e più esattamente di dove? Recife. Bene, allora un applauso alla numero 9, Thais Lemmetti, brasilera. Stabilito balneare, tu rappresenti il bagno? Delfino. Delfino, benissimo, numero 10, Jessica Anton Giovanni, vai con la musica! Jessica, stupiscici di qua perché sempre a favore della giuria che è lì, che è molto attenta. Allora, adesso tu devi convincere quel signore, l'unico maschio in giuria, a votarti. Perché dovrebbe votarti? Perché sono di Camaiore e sono... Perché lui di dov'è? Scusa, è di Capezzano, abbi pazienza. Sono venuta fino qua e quindi... Solamente per questo? Ma c'è qualche... cerca di essere più convincente su qualche cosa, dai. Tu che cosa rappresenti come bellezza, secondo te? Guardandoti allo specchio, hai visto qualche figura femminile del passato, per esempio, o anche del presente, a cui ti ispiri? Sofia Loren, Silvia Coscina? Sono le agenzie. Vabbè, ho capito. Senti, allora, qual è, facciamo una cosa più semplice, eccetera, un attore con il quale fuggiresti in un'isola deserta? O un attore o magari un personaggio maschile, il tuo... ideale di uomo è Brad Pitt. Brad Pitt, vai così, numero 10, vai con la musica, Jessica Anton Giovanni. Marina Coroteva, Ilaria Rosa, due passi avanti, dov'è? Eccola qua, giusto, come vedete è uscita al primo colpo,
Bene, mi fa piacere. Ecco, allora, due parole sul vostro centro CLE. Si trova dove? Si trova a Ghezzano, in via Calcesana 127. Quali sono i servizi che proponete alla vostra clientela? Noi proponiamo... Numero 1, Elisa Perna. Eccola qua. Consegna fascia, grazie. E voilà. Benissimo. Grazie, anche un mazzo di rose gialle, bellissimo, e anche la borsa, non è finita qua. Un applauso, una borsa di Alzo Eventi, che è l'agenzia di Sonia Paoli che ha organizzato l'evento. Grazie, complimenti. Grazie alle signore, in bocca al lupo, grazie, tutto finito, benissimo. E adesso siamo nella condizione di consegnare la fascia corrispondente al ristorante Gulliver, che verrà consegnata dalla stessa Giulia. E viene consegnata la concorrente numero 4, Anna Tondi. Eccola qua, lei è Miss Gulliver. E guarda che non è che sia stata messa molto bene, eh? Sarebbe proprio il contrario, esatto. Va bene lo stesso. Okay? Bene, fotografia fatta, benissimo, borsa consegnata. Adesso proclamazione del Mister Tirrenia 2013, ci vorrebbe il rullo di tamburi, vince il numero, no, vi dico il secondo classificato, perché c'è anche il secondo classificato. Bene, allora il secondo classificato è il concorrente numero 19, Andrea Faina, mentre il primo classificato è ancora il numero 17, Nicolò Scafuri, quindi altra fascia. Secondo è titolo di bronzo. Numero 9, Thais Lemmetti, brasilera. Stabilito balneare, tu rappresenti il bagno? Delfino, benissimo. Numero 10, Jessica Antongiovanni, vai con la musica.